Sotetac ha scritto dei libri, in alcuni libri ricorda lo sviluppo attuale in America, il ritorno dei creazionisti, dell'intelligent design, cioè quelli che in biologia reinsegnano che Dio ha creato la Terra in 7 giorni. Negli anni 50 l'America era un paese laico. E invece adesso 7 stati su 50 o 51 sono ritornati a insegnare la tesi creazionista. E quindi i ragazzi hanno un'ora di biologia darwiniana e un'ora di creazionismo. E mi sono detto, ma se c'è questo ritorno di religione, si sta continuamente parlando dell'Islam, anche l'Occidente sta cambiando delle cose, sta tornando indietro un po', sta ricercando una nuova spiritualità. E quindi lo spettacolo all'inizio, proprio all'inizio era quello, era un po' la lotta tra quelli che continuano a credere nella scienza e quelli che vorrebbero ritornare a delle tesi creazioniste o altre. Questa era la famosa disputa filosofica, ma è più una disputa profondamente spirituale, non è filosofica, perché la filosofia secondo me sarebbe già un po' la sintesi di tutto, mentre quello è proprio viscerale. Secondo me poi è nato anche perché l'Occidente si è accorto che in altri paesi del Medio Oriente la gente credeva ancora a qualche cosa e a partire degli anni 60-70 l'Europa ha cominciato a ricercare qualcosa. Anche se dicono che le chiese si vuotano le chiese cattoliche, ma si riempiono altre comunità che prima non c'erano. E quindi Maria Carolina e io eravamo un po' le due facce del problema. Quale spiritualità, creazionismo contro scienza o contro coscienza, non lo so proprio. Sì, perché Sloterdijk in un libro che in italiano si chiama Rabbia, Odio, Colère e Tempo, non lo so, in risposta a Heidegger, una cosa tra filosofi molto complicata, parlava già del problema dell'Islam. E che secondo lui l'Islam non sarebbe mai stato un problema in Europa e che questa fobia che è creata nella società è a scopi politici. E quindi Eifil era già sul primo libro di Sloterdijk e poi Eifil tu mi sono detto ma vorrei comunque concentrare il problema sugli Stati Uniti perché gli Stati Uniti spesso influenzano l'Europa, no? Certe cose succedono in America, qualche anno dopo arrivano qua. Quindi Eifil tu è praticamente la seconda parte, poi in gennaio faremo I Feel Free, in 2017 è previsto I Feel 4, poi basta I Feel. Ah no, no, assolutamente no, anzi, direi che Maria Carolina non era molto entusiasta perché diceva come facciamo così pochi passi, non so se hai visto la Sì, video, come mai sei sicuro che hai già una certa età, io invece sono ancora pieno nel mestiere, sei sicuro che vuoi solo fare quello? Sai, poi alla fine in creazione non è che hai 36 scelte, alla fine fai più o meno quello che riesci a fare nel momento in cui sei in sala di prove, almeno per me questa è la verità. Non è che uno ha come in dei film molto drammatici dove il destino si decide e sceglie a sinistra o a destra, quando sei in una sala di prove o hai un'idea o non l'hai e se ne hai una sfrutti quella prima di capire se è buona o no. Quindi gli ho detto guarda, io l'unica cosa che mi viene in mente. Facciamo questo, poi vedremo. Rispetto al pubblico non ho mai avuto un problema perché soprattutto quando ero più giovane ero sicuro che un giorno o l'altro sarei acclamato come un genio, capito? C'è sempre delle idee che ti portano avanti perché se no smetti subito. Non si guadagna una lira. La gente ti butta della roba sul palcoscenico, nessuno ti compra gli spettacoli. Se non sei convinto di essere almeno a metà un genio, smetti. E quindi. Poi ero cosciente di venire dalla Germania, quindi in Germania c'erano dei stili coreografici che in Francia non esistevano. Quindi so che la gente era un po' dubitativa dal fatto che c'era una vera e propria danza contemporanea molto astratta del tipo americana in Francia e che lo stampo danza teatro non esisteva proprio. Cioè sono stato tra i primi a mettere sul palcoscenico dei spettacoli che mischiavano teatro, canto, parola, dialogo e danza e poi una danza anche molto tedesca che ricordava un po' l'espressionismo tedesco, i francesi non sapevano che fare con questa cosa. Però sai, insomma, è durata 6 o 7 anni, non ho mai avuto una seconda data, ho sempre avuto solo una prima,
Quindi lavoravo per George Apex e i miei salari entravano tutti per fare i miei spettacolini. E poi pian pianino, non so, la Francia si è aperta, sono arrivate anche altre influenze e hanno cominciato a comprare gli spettacoli. Anni fa mettevamo sempre una canzoncina qua e là, ma non di più. Poi ho incontrato Samuel un paio di anni fa, che lui è proprio un musicista e lavora in diversi gruppi. E prima di Eiffel mi disse: "Ah, ma ho sentito dire che facevi delle canzoni quando eri più giovane." Dico: "Sì, ma adesso è anni, non tocco più un strumento." Mi ha fatto ritirare fuori le canzoni, me le ha fatte risuonare, le abbiamo registrate e poi ci siamo messi alla composizione. E poi tutto a un tratto ci siamo detti: "Ma se già ricominciamo a fare due o tre brani, perché non facciamo tutta la banda sonora?" E per I Feel Too abbiamo fatto tutta la banda sonora. Sono le nostre canzoni, le cantiamo noi, abbiamo fatto il disco e per esempio I Feel Free, che faremo gennaio 2016, è di nuovo la banda sonora di Samuele e mia, però live questa volta. Oramai siamo già anche sulla via dei concerti, cioè facciamo spettacoli, però ogni tanto ci comprano proprio il concerto senza la danza, senza la coreografia. Quindi siamo proprio un vero e proprio gruppo pop di due vecchietti che si mettono a fare le canzoni. Per I Feel Too, a dire la verità, guarda, è molto particolare anche dal punto di vista della drammaturgia, perché tutta la musica è stata creata prima di iniziare il progetto. Cioè io ho detto a Samuel: "Ecco i temi che mi interessano." Abbiamo fatto delle ricerche su scrittori, filosofi, che ne so, giornalisti. Abbiamo estratto delle frasi, io le ho tradotte in inglese, poi ho messo insieme dei testi proprio pop, sai, con le rime, così, le strofe, e poi abbiamo incominciato con la composizione della musica, e avevamo un'ora e un quarto di musica, ma non esisteva, non avevo ancora incominciato a provare con Marie Caroline. E lei mi diceva: "Ma allora che spettacolo facciamo?" E io gli dicevo: "Guarda, non lo so, però la musica è già pronta." Quindi, per dirti la verità, è stato un uso molto superficiale, però da un'altra parte sperimentale, perché non avevo mai lavorato così. Di solito i coreografi lavorano con i danzatori, poi cominciano ad avere un'intuizione su, magari sull'universo musicale o sonoro che vorrebbero, e incominciano a parlare con i loro compositori o DJ o che ne so io. Invece noi proprio abbiamo detto: "No, no, no, abbiamo una banda sonora, adesso lo spettacolo deve andare bene con la banda sonora." E per I Feel Free, per esempio, è la stessa cosa. È live tutta la musica, ma abbiamo composto tutto prima che io incontrassi i danzatori. Quindi ti condiziona anche a lavorare un po' diversamente, non ti dici: "Ho delle scenette, poi la musica si adatterà." No, ho la musica, quindi è come un personaggio che hai in più già presente, che ti dice: "Guarda, io sono là e adesso gli altri cosa fanno con me?" Cioè è interessante da quel punto di vista. La danza contemporanea ha avuto un'influenza enorme, perché ha aiutato l'Europa a mettersi in sintonia un po' con l'America, perché in fondo in Europa i stili erano molto più, come si possono chiamare? Prima ce n'erano tantissimi diversi, ogni paese aveva un po' il suo stile. La mondializzazione è la danza contemporanea, anche perché il lato astratto è arrivato dall'America. La Francia prima non aveva questo tipo di danza per nulla, anzi era più o meno espressionista come lo era la Germania e anche l'Italia. E quindi la danza contemporanea ha un po' messo d'accordo tutti, no? Per esempio, se adesso fai delle audizioni per delle scuole in Spagna o in Russia o in Cina, e sono audizioni per danza contemporanea, i danzatori, anche se non hanno mai viaggiato altrove, fanno gli stessi movimenti, cioè di una noia assoluta. Quindi direi che ha avuto un'influenza molto positiva, perché ha sviluppato la danza moderna, ha sintetizzato anche a livello pedagogico un sacco di cose, però a un certo momento si è veramente spenta come una candela consumata. Cioè per me non vuol più dire nulla la danza. Non mi porta più nessun spunto, anche a livello tecnico credo che abbia i suoi limiti. Infatti tanti danzatori giorno ritornano allo yoga. Io vedo tanti danzatori che praticano l'hip hop, è più interessante che vedere dei danzatori contemporanei. Quindi secondo me è un'onda, e quest'onda adesso si è calmata.
Vedi, non, voglio essere chiaro, non è una nostalgia da parte mia, però direi che se aveva una specificità la Svizzera non lo ha più, perché per esempio Ginevra vedi gli stessi spettacoli che vedi a Parigi, che vedi a Madrid, io incontro degli artisti un po' in giro in Europa, è sempre più o meno, sempre di più lo stesso programma. Quindi se vado alla Batì vedo i miei amici che conosco ancora da Parigi, e in questo e vado a Zurigo è la stessa cosa. Non so che dirti, direi che la Svizzera è moderna nel senso che ha una programmazione simile alle città che sono all'avanguardia, però perde un po' di identità, nel senso avrebbero potuto magari avere un'influenza svizzera sul mercato, non lo hanno molto. A parte il fatto che i teatri sono obbligati di programmare dei giovani artisti svizzeri che hanno un modo più svizzero di fare le cose. Però quello è quasi più un obbligo politico-culturale di sovvenzionare. La linea principale è veramente di fare più o meno come fanno i francesi, direi io. In quello è un po' un peccato perché se pensi alla Svizzera, pensi a Monteverità. Io ho avuto dei maestri in danza espressionista che venivano dalla Svizzera. La Svizzera ha avuto un sacco di gente interessante, però non ha avuto uno slancio in questi ultimi anni di sviluppare uno stile proprio. Forse sarebbe interessante. Però ho capito, la fase è piuttosto mondialista, quindi non credo sia il momento per fare. It was quite, I think, 10 years ago. I was always interested in Marco's work, and then we met in Paris. I was dancing for somebody, and then we started to discuss about. We started to write together. We decided to meet each other in Geneva, and just without thinking of producing a piece before he thought of doing the piece. We were just writing and meeting and exchanging ideas, and so that's from where we really it started. A common interest in writing, yeah. And then he proposed me to make it a duo work. So, and for me. Yeah, I very much liked his, like 4 years, I think it was during 4 years we were meeting and having dinner at his place. He was inviting me, we were writing text. And then the piece completely changed afterward. It was not that at all, but then it was also a very important moment for to know each other, to know how we work. But anyway, I think it was always complicated to make art and. It's a question I always ask myself, what is the necessity and why should I continue, and what is the necessity of doing, what do I have to say, is there, well, complicated, but sometimes I look at it as a way of speaking, you know, it's a way of speaking and making surfaces for the public to make his imagination. At the end, I'm not doing anything, just the public is with his mind, he is doing the work. So for me, it's more like a tool where the public can escape and dream or question himself. So, yeah, but I think anyway, yeah, it's super complicated, but it was always. It's always thinking, yeah, what's the necessity to do something? But I mean, in life, what is important, okay? To have a family, many people it's a goal, no? To have a family, and then what? So for me, it was art is a way of to have sensation. For me, it's important to work with sensation and states, you know? So art is a way I can explore that. Since I don't have a family, it's not my thing. I don't know, I have no backlight. I think what is interesting very much at the moment, I find is people are very much collaborating with different fields, you know, like working with musician, with visual artists, mixing the thing, you know, we're very much mixing things and collaborating.
which was, it used to be like that, but then it was no more like that. And now also there is crossovers between theaters and museum and putting dance in the street, and there's no more borders, you know, everything is mixing. And this, I think, is very exciting, you know. For me, it's it's very exciting to do and to be part of that of that generation, and to exchange shares and ideas and okay.